Salve a tutti, sono Brown Wiki, di nuovo qui nel mio mondo, in Minecraft. Allora, mi è stato chiesto, ci sono state, cioè, mi sono state chieste delle delucidazioni riguardo il circuito dell'illuminazione, cioè questo, anche se detto circuito dell'illuminazione pare un po' brutto, cioè come spegnere e accendere le luci a comando. Quindi come funziona? Allora, c'è questo interruttore. E poi un circuito coperto qui. Spacchiamo un po', ecco, ho appena rotto il circuito. Vabbè. Spacchiamo un po' e vediamo come l'ho fatto. Quindi il segnale arriva dalla leva, arriva qua e va di qua, e inoltre va anche da quest'altra parte. Quindi si sdoppia in due. Va di qua e va alla fila di là. Vediamo com'è fatto. Allora, ecco. Si rischia sempre di rompere tutto. Comunque. Rompi. Ecco. Allora, vedete, c'è una pista. Ogni due ho messo un pistone appiccicoso collegato appunto con un repeater. Così ogni due, vedete qui c'è un altro. Qui c'è un altro, pistone appiccicoso con sopra la glowstone e la sabbia. Stessa cosa fatta dall'altra parte. Qui in questo caso, quando diciamo si raggiungono i 15 blocchi, il circuito si spegne, quindi bisogna mettere un ulteriore repeater. Ecco, credo che ora sia tutto abbastanza chiaro. Si fa la stessa cosa anche dall'altra parte e niente, il risultato è di grande effetto. Quindi direi che passiamo all'altra cosa. Ok, all'altro argomento, che non so se l'avete visto, comunque è uscito il video di Duke Pool sui pistoni e quindi il video di tutorial. Qui faceva vedere la scritta che appariva Duke, in cui c'era appunto un circuito in cui un segnale, diciamo, un segnale pulsante di un loop, no, anzi un segnale continuo veniva trasformato in un segnale in un loop. Allora, come aveva fatto? Lui aveva messo, diciamo, un circuito che si rompeva con un pistone fisicamente proprio. Lui, cioè, diciamo che questa soluzione presenta degli svantaggi che poi bisogna ogni volta stare a rimettere il pezzo di redstone. E quindi io ho cercato un'altra soluzione, l'ho trovata, e allora principalmente questa. Allora, da questa leva parte un segnale. Questo segnale prosegue fino a qui, allora, prosegue fino a qui, va a finire nel loop, in questo loop qua, vedete, accende, appunto fa il loop. E come funziona? Il segnale si sdoppia, naturalmente, si sdoppia a finire qui, ci sono una serie di ripeater. Poi attiva questo pistone che blocca il circuito dopo un tot di tempo. In questo modo l'elettricità che passa, diciamo, è solamente un tot, in modo da far appunto funzionare il circuito a dovere. Guardate, ve lo faccio rivedere perché vedere è meglio di mille parole. Allora, vedete, faccio partire la leva, dopo un po' si interrompe il circuito in questo modo.
Allora, il circuito normalmente passa così e viene bloccato appunto dal pistone. Allora, come ho fatto per bloccare tutto? In mezzo al loop, che è questo, ho messo un altro pistone che però è collegato con un alternatore, che questa cosa fa fatta così. Quindi quando si spegne questo, si accende quest'altra pista e si blocca il loop. Viene bloccato così, sempre con lo stesso sistema di prima, come avevo fatto nel circuito della televisione. Quindi aprendo si sblocca di là e incomincia a funzionare di qua. Molto semplicemente. Per quanto riguarda i tempi di ritardo da mettere qua, sono gli stessi del loop meno 2. Perché meno 2? Perché c'è da considerare anche il tempo del pistone. Io all'inizio questa cosa non l'avevo capita, infatti non funzionava bene. Quindi ve lo dico, il tempo di apertura di un pistone è di 2, così come quello di chiusura. Quindi a far aprire e chiudere un pistone ci vuole un tempo di 4. Quindi vedete, qui c'è un ritardo di 8, mentre qui c'è un ritardo di 10 per ogni lato del loop. Quindi con questa cosa io ho migliorato il circuito della televisione. Vedete, sono di nuovo qui. La prima differenza che si nota è che ho eliminato il pulsante e c'è una sola leva on e off, molto più semplice dell'altra volta. Ecco, e funziona ugualmente. Off, si spegne. Direi che è molto più pratico. Andiamo, vi faccio vedere il circuito. Ho eliminato naturalmente la pista del pulsante, quindi c'è solamente la pista della leva. Il loop l'ho ristretto come avevo detto di fare nell'altro video, vedete, è molto più piccolo, e ho fatto essenzialmente quello che ho fatto di sopra sull'erba. Vedete, il circuito si sdoppia, una parte con il ritardo che va a attivare questo pistone, va a finire nel loop. A ogni angolo del loop si snoda un altro circuito collegato con uno sticky piston, un pistone appiccicoso qui, 1, 2, il 3 sta dietro, 3 e 4, ognuno collegato molto molto facilmente. Ok, e per chiudere naturalmente il solito alternatore con appunto stando in off. Questo è chiuso. E anche questa direi che. Comunque non so se mi sono espresso bene per quanto riguarda questi circuiti, perché è anche abbastanza complicato capire. Comunque vedete, funziona bene, quindi non ci sono problemi. Allora, vedete, questo è il segnale della leva. Leva che va a finire qua. Fa attivare il loop. Ecco, vedete il loop che gira in tondo. E fa funzionare questo. Ovviamente qui l'alternatore è spento, quindi il pistone è ritratto e fa passare corrente nel loop. Ok. Quindi direi che per questa cosa basta. E passiamo a un'altra idea. Allora, eccoci qua nella mia spianata segreta creata con MC Edit, dove provo tutti i
miei circuiti, vi volevo mostrare questa cosa qua. Allora, cos'è esattamente? Ora ve lo faccio vedere, metto un po' di torcia perché se no non si vede nulla. Ok, si attiva con questa leva. Guardate un po'. Funziona abbastanza a caldo. Comunque vedete, appare l'immagine di Super Mario. Bello, vero? Vabbè. Vedete, questo è un altro bug del cavolo di noce. Dovrebbe cascare. Invece rimane sospeso in aria. Vabbè. Come funziona? Allora, il principio di funzionamento è sempre quello. È sempre quello del, vedete, il solito coso, il solito loop. Ogni parte è collegata a una fila di pistoni diversa. Ci sono quattro file di pistoni che fanno muovere tutto. E niente, cioè più o meno è uguale il circuito a quello della televisione. L'unica cosa è dovuto creare queste due torri alate per portare i circuiti fino a sopra. Comunque ci sono stati alcuni problemi per costruirlo perché crashava il gioco. Non so come è iniziato a crashare. La cosa di Super Mario l'ho scaricata, la schematics, quindi non l'ho fatta io. Poi altre informazioni di servizio, allora a 51 iscritti vi lascio la mia mappa. Perché a 51 e non a 50? Perché uno sono io, un iscritto sono io, tipo quello che si chiama uno brondo sono io, il primo iscritto proprio, quindi non vale. Quindi fammi a 51 iscritti, vi lascio la mappa. E vabbè. Per quanto riguarda quella storia che dicevo della cosa del vetro, avevo risbagliato nel video perché blocca il circuito ma fa passare comunque la corrente il vetro. E vabbè, direi che è tutto. Nel prossimo video, forse no, nel prossimo no, comunque vi lascerò la schematics di questo coso di Super Mario che si muove. Naturalmente forse nel retro metto qualcosa e non lascio questo spazio in bianco. Vedete comunque scorre. Scorre. E vabbè. Con questo Super Mario, ho scelto Super Mario perché cioè era lungo 12. Se è più lungo non si può fare. Questo Super Mario vi lascio, ciao.